Il Vangelo domenicale per la famiglia. Prima domenica di Quaresima, anno B. Cari amici, siamo arrivati alla prima domenica di Quaresima e, come sappiamo, il Vangelo della prima domenica di Quaresima è sempre il Vangelo delle tentazioni nel deserto di Gesù, che quest'anno leggeremo nella versione molto sintetica ed efficace del Vangelo di Marco. Leggiamo allora il Vangelo di domani. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo." Ecco, si tratta di una versione molto sintetica dei 40 giorni di Gesù nel deserto, in cui non sono presentate le diverse tentazioni che Gesù subì, come invece fanno gli altri evangelisti. Ma Marco ha un aspetto particolare, diverso appunto dagli altri evangelisti. Questa contrapposizione fra gli spiriti cattivi, il demonio, e gli spiriti buoni, gli angeli. Questi due spiriti che si contrastano nei nostri cuori. E quindi il Signore, attraverso il Vangelo di Marco, credo che quest'anno voglia invitarci proprio a operare durante questo tempo di Quaresima un attento discernimento degli spiriti, per usare l'espressione di Sant'Ignazio di Loyola nei suoi esercizi spirituali, cioè saper distinguere nel nostro cuore quelli che sono gli spiriti cattivi, cioè i desideri cattivi che ci portano alla morte, e i desideri buoni, i desideri che vengono da Dio, i desideri che ci conducono alla vita e che quindi sono altrettanti messaggi, messaggeri che Dio invia nel profondo dei nostri cuori. Allora, per aiutare la nostra meditazione in questo discernimento, rileggiamo le tentazioni di Gesù così come ce le presentano gli altri evangelisti, e in particolare ho scelto il Vangelo di Matteo perché è quello che abbiamo letto ormai 2 anni fa, quindi il più lontano nel tempo. E proprio perché il Vangelo di Matteo ci può aiutare a operare questo discernimento dei desideri buoni e cattivi nel nostro cuore per poter vivere anche noi questi 40 giorni come Gesù per vincere appunto le nostre tentazioni e incamminarci sulla via del bene. Ecco, ricordiamoci che Gesù fu sospinto nel deserto, e questo lo ricordano tutti gli evangelisti, anche Marco, fu sospinto nel deserto per 40 giorni per essere tentato dal demonio, dopo quel gesto profetico che inaugurò la sua vita pubblica, quando quasi folgorato, no? Decise di mettersi in fila per farsi battezzare da Giovanni Battista e quindi scelse di cominciare la sua missione di Messia con uno stile particolare, uno stile che appunto lo Spirito, quindi il Padre, gli aveva suggerito nel cuore. Infatti fu confermato questo, no? Da quella rivelazione bellissima di Dio Padre che dice: "Questo è il mio figlio in cui mi compiaccio, ascoltatelo", è lo Spirito che scende su Gesù in forma di colomba. Ma ecco che dopo questo gesto così significativo, Gesù sente il bisogno, appunto, ed è sospinto dallo Spirito, di ritirarsi nel deserto per meditare profondamente che cosa significava per lui questo stile di vita messianico che lui aveva scelto. Ed è lì che Gesù subisce le tentazioni, cioè il contrasto fra i tre modi che lui vedeva nel suo tempo, nella sua cultura, nell'insegnamento anche dei dottori della legge di essere Messia, e il modo che lui, con lui
che lui aveva sentito, che lui aveva percepito nel cuore, che lo aveva portato a farsi battezzare da Giovanni Battista. Ed ecco allora le tre tentazioni, che sono tre modi opposti a quello scelto da Gesù col segno profetico del battesimo ricevuto da Giovanni, tre modi opposti di interpretare la figura del Messia. Quindi la prima tentazione è il Messia ricco e benestante, ricco e potente, che conquista gli altri con la ricchezza, e con la ricchezza materiale. La seconda tentazione è il Messia che sfrutta la sua missione e la stessa parola di Dio per rendere gloria a se stesso e così mettere alla prova Dio, no? E costringere Dio a mettersi al suo servizio e non lui al servizio di Dio. E poi la terza tentazione, quella di essere il Messia che imponeva la sua volontà attraverso la violenza, attraverso il potere, e scendendo a ogni compromesso col demonio per avere il potere. E allora applichiamole a noi queste tentazioni e appunto leggiamo la prima tentazione: dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Ecco, la tentazione di mettere la nostra sicurezza nel benessere materiale. E la tentazione di usare tutto ciò che è il nostro potere per trasformarlo in altrettanti mezzi di godimento immediato. Gesù si poteva permettere di fare i miracoli, quindi poteva trasformare le pietre in pane. Noi magari non possiamo fare questo tipo di miracoli, però possiamo avere la stessa tentazione di utilizzare tutto ciò che è il nostro potere, tutte le nostre capacità per arricchirci materialmente, e pensando così di trovare la felicità. Ed ecco allora la parola di Gesù: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quindi essere attenti a nutrirci, ecco, non solo di beni materiali, ma a nutrire continuamente la nostra anima, di nutrire il nostro spirito. E il nostro spirito si nutre attraverso l'ascolto della parola di Dio. Quindi un primo impegno credo che ci potremmo prendere per questa Quaresima è proprio di non far mancare ogni giorno l'ascolto della parola di Dio. C'è un modo molto semplice: noi preti diciamo messa ogni giorno e quindi ascoltiamo il Vangelo del giorno. Per chi non può andare a messa tutti i giorni, però c'è internet, può andare su internet al sito della Chiesa Cattolica, chiesacattolica.it, Chiesa Cattolica tutta una parola. C'è la liturgia e ogni giorno lì potete trovare il Vangelo del giorno. E quindi, per esempio, prendersi l'impegno la sera prima di andare a letto di leggere il Vangelo del giorno dopo, perché possiamo nutrirci della parola di Dio e vivere quindi questo tempo di Quaresima, anche se lavoriamo, anche se siamo impegnati nella vita di ogni giorno, veramente come un ritiro di Gesù nel deserto. Un ritiro fatto dell'ascolto della parola di Dio. Ovviamente, se abbiamo il messalino a casa, non c'è bisogno che andiamo su internet, ma siccome probabilmente quasi nessuno di noi ha il messale quotidiano, ripeto, c'è la risorsa di internet, c'è la risorsa di un'infinità di applet per i nostri cellulari. Possiamo avere facilissimamente e gratuitamente il Vangelo di ogni giorno con cui ricordarci sempre che non siamo soltanto materia, non dobbiamo vivere la vita soltanto per arricchirci di beni materiali, ma per crescere di beni spirituali, per nutrire continuamente il nostro spirito con le idee e i suggerimenti che Dio ci dà attraverso l'ascolto della sua parola. E allora ecco poi la seconda tentazione,
dove il demonio addirittura tenta il Signore citando la Bibbia. E quindi questo usare la parola di Dio, quella parola di Dio che dobbiamo ascoltare ogni giorno, è usarla per rendere gloria a noi stessi, per fare grandi noi stessi. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti ai suoi angeli, darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Ecco, tutte le volte che noi pretendiamo che Dio si sottometta, che Dio sia al servizio dei nostri bisogni, e tutte le volte che la nostra preghiera è la preghiera del pagano, no? La preghiera che parte dai nostri bisogni, si rivolge a Dio, perché poi Dio soddisfa i nostri bisogni e quindi noi continuamente mettiamo alla prova Dio, no? Signore, se esisti veramente mi devi aiutare. E dove l'aiuto naturalmente non è quello che Dio sa essere bene per noi, ma l'aiuto è quello che noi pretendiamo da Dio perché noi sappiamo che cosa ci serve veramente, noi sappiamo cosa, ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco che stiamo mettendo Dio al nostro servizio, stiamo costringendo Dio, stiamo tentando Dio perché dimostri la sua onnipotenza verso di noi per fare ciò di cui noi abbiamo bisogno. Al contrario, quindi, della preghiera del pio israelita, della preghiera cristiana dell'Eucarestia, no? Che, se ricordiamo lo schema della messa, parte dal riconoscimento di che tutto ciò che noi abbiamo è un dono di Dio. Questo dono di Dio, appunto, lo offriamo, pensiamo all'offertorio della messa, lo offriamo a Dio perché Dio poi ce lo restituisca e a lode e gloria del suo nome, così che noi possiamo vivere la vita in continuo rendimento di grazie. Ecco, uno schema di preghiera che quindi non parte da me, Dio per ritornare a me, ma uno schema di preghiera che parte da Dio perché io riconosca che Lui è veramente il Signore della mia vita e io possa offrire e quindi tornare a Dio ringraziandolo davvero per tutti i doni che ci dà e quindi vivendo la nostra vita come un'Eucaristia, come un rendimento di grazie continuo. Non è Dio al nostro servizio, siamo noi al servizio della sua gloria e della sua lode. Vivere la nostra vita come una continua lode di Dio. Ecco un'altra grande pista per la nostra Quaresima e quindi fare attenzione all'altra grande tentazione, appunto, che è quella di mettere Dio al nostro servizio. E allora la terza tentazione, il potere. E, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai conto. Quindi, se nella tentazione precedente noi abbiamo tentato di mettere Dio al nostro servizio, questa è la tentazione più terribile di tutti, cioè di usare il potere che ci viene, la responsabilità che ci viene data verso gli altri, non come un modo per rendere culto a Dio, cioè rendere culto a Dio attraverso il servizio agli altri di cui noi siamo responsabili, no? Pensate Gesù quando appunto gli apostoli erano continuamente tentati da questa stessa tentazione, chi di loro fosse il più grande, Gesù che li ricorda, e perché lui stesso aveva vinto questa tentazione in se stessa, ricordatevi che i grandi
del mondo si servono degli altri per dominarli, no? Invece, se volete essere grandi al mio modo, al modo che Dio vuole, dovete mettervi al servizio gli uni degli altri. E in questo modo renderemo culto a Dio, perché riconosceremo che Dio, non noi stessi, Dio è l'unico Signore a cui rendere culto. E allora, di nuovo, un'altra pista di riflessione per la nostra Quaresima: quali sono le tentazioni in cui noi, che ciascuno di noi è responsabile degli altri in tanti modi, nella famiglia, nel lavoro, nella vita sociale, e domandarci: noi siamo persone che rendono culto a se stessi, il culto della personalità, eh? O siamo persone che rendono culto a Dio perché? Perché usano il potere, le responsabilità che loro hanno, che ciascuno di noi abbiamo, per servire i nostri fratelli. Anche questo è una lotta fra lo spirito del bene e del male che ci abita e a cui noi dobbiamo dare una risposta positiva, allo spirito del bene proprio durante il periodo della Quaresima. Per cui domani pregheremo che appunto la Quaresima, vissuta così, vissuta veramente come un periodo in cui riconosciamo il male che ci abita e cerchiamo di sconfiggerlo proprio attraverso le forze del bene e seguendo la via che il Signore ci indica, allora una Quaresima vissuta così diventa il segno sacramentale, ciò che realizza, ciò che significa, della conversione. Ecco, la vita autenticamente cristiana è una vita di conversione, una vita di chi non si accontenta delle mete ricevute, ma sa che deve indefinitamente crescere verso la piena configurazione a Cristo. Proprio da come noi, in questi 40 giorni, cercheremo di configurarci a Cristo tentato nel deserto. Per cui domani pregheremo così: o Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concede a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. Ecco, la Quaresima come periodo di riflessione e di ritiro, di ritiro nel profondo di noi stessi per conoscere sempre meglio il Signore che ci abita e quindi testimoniarlo con una degna condotta di vita, perché siamo riusciti a scoprire quelle tentazioni che ci rendono lontani da Dio, che ci rendono dissimili da Cristo. E quindi riusciremo certamente a testimoniare meglio quel Cristo in cui crediamo, proprio perché abbiamo cercato nella Quaresima di far sì che prenda possesso di tutto il nostro cuore. E questa è la preghiera che vi invito a fare domani, e l'augurio con cui vi do appuntamento alla prossima videolettera.